Il trucco di Miles Davis per non farsi beccare quando si sbaglia mentre si suona. O comunque per non far capire alla gente che ti ascolta che hai sbagliato. Oggi vi voglio spiegare questo trucchetto veramente molto 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 semplice ma super efficace. Ovviamente però premetto che questa cosa si può fare se il danno non è enorme. Se voi perdete clamorosamente il tempo, se voi vi fermate, se cadete dalla batteria, ovviamente questa cosa non può funzionare. Però nel momento in cui facciamo degli errori non troppo grandi, che però comunque sono degli errori, tipo non suonare il rullante una volta, oppure sbagliare un charleston aperto, oppure mettere il crash nel posto sbagliato, per tutte queste cose questo metodo vi salva la vita. O comunque fa sembrare tutto preparato, tutto a posto, tutto pensato, quando invece semplicemente avete sbagliato. Se volete sapere questo trucco però è importante che vi iscriviate al canale, perché se non vi iscrivete a questo canale, non attivate la campanellina, non andate sui miei social Instagram e Facebook, non vi iscrivete al canale Telegram, non lo potete sapere. Non è vero, perché se non andate avanti nel video e non vi iscrivete, il video va avanti lo stesso, però iscrivetevi ragazzi, iscrivetevi. Allora l'idea in realtà è molto 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 semplice, nel senso quando noi sbagliamo, quando noi andiamo a sbagliare qualcosa alla batteria, in pratica cosa stiamo facendo? Stiamo andando a suonare una cosa in un certo modo quando invece dovrebbe essere suonata in un altro modo. Se però noi quella cosa che abbiamo sbagliato la volta dopo che torniamo nello stesso identico punto della canzone la rifacciamo di nuovo nello stesso modo, quindi la rifacciamo di nuovo sbagliata tra virgolette, ma questa volta appositamente, noi avremo sbagliato per due volte nello stesso modo, ma la gente che ci sta guardando non sa se noi abbiamo veramente sbagliato oppure se noi volevamo proprio fare quella cosa che abbiamo fatto, perché noi l'abbiamo fatta per due volte, quindi la prima volta possiamo aver sbagliato, ma se una cosa la si fa sempre in quel modo lì, per la gente che ci sta guardando allora forse non abbiamo sbagliato ma era proprio pensata in quel modo lì. Questa praticamente è la spiegazione. Come vi ho detto è molto semplice, vi faccio qualche esempio. Mettiamo che noi stiamo suonando sul charleston la strofa e poi dobbiamo passare sul ride al ritornello, ma noi ci sbagliamo e quando dobbiamo fare il ritornello anziché andare sul ride andiamo sul crash, facciamo una battuta sul crash, poi ci accorgiamo di aver sbagliato e allora torniamo sul ride e continuiamo tutto il resto del ritornello nello suo ride. Questo ovviamente è un errore, però noi dopo aver sbagliato il ritornello in questo modo qua, poi ci sarà un'altra strofa, poi ci sarà un altro ritornello. Se noi quando arriviamo di nuovo nel ritornello rifacciamo la stessa cosa, quindi anziché andare sul ride direttamente facciamo di nuovo una battuta di crash e poi passiamo sul ride, magari anche facendo la faccia di quelli convinti che lo stanno facendo nel modo giusto, allora la gente, che in realtà la gente difficilmente si accorge di queste cose, però facciamo finta di avere tutti super musicisti, tutti super attenti che si accorgono dei vostri errori. Se voi fate due volte la stessa cosa, la gente dirà ok, ma allora forse lo voleva fare veramente così. Allora il ritornello per la batteria è pensato di fare una battuta sul crash e poi passare sul ride, che comunque volendo ci sta. Oppure facciamo ancora un altro esempio che capita spessissimo. Stiamo suonando un ritmo normale, charleston, rullante, cassa. A un certo punto sbagliamo un colpo di rullante. Ad esempio facciamo due battute di ritmo, il quarto colpo di rullante lo sbagliamo perché prendiamo il bordo anziché prendere la pelle del rullante. Quindi quando prendiamo il bordo non si sente niente ovviamente. La cosa da fare è sbagliarlo sempre quel colpo. Quindi se noi abbiamo sbagliato quel colpo di rullante, noi continueremo a fare il ritmo sbagliando sempre lo stesso colpo. In questo modo sembrerà fatto apposta. Poi dalla parte dopo, ad esempio del ritornello, noi continueremo la canzone facendola sempre giusta ovviamente. Non è che dobbiamo sbagliare poi per tutto il pezzo. Una cosa molto importante è sicuramente però ricordarsi bene dove abbiamo sbagliato e risbagliare, tra virgolette, risbagliare appositamente nello stesso identico punto, perché se noi sbagliamo, poi sbagliamo appositamente ma in un altro punto, poi risbagliamo ma in un altro punto, eccetera, eccetera, l'effetto diciamo che non funziona troppo bene. Ma se invece stiamo attenti e cerchiamo di sbagliare sempre nello stesso punto, allora l'effetto funzionerà perfettamente. Come vi ho detto, ovviamente non fa i miracoli, può funzionare se ci sono dei piccoli errori e mi raccomando,
se vi accorgete di fare errori, ad esempio rallentare o velocizzare all'interno della canzone, ad esempio se vi accorgete di velocizzare nel ritornello, non velocizzate poi di nuovo nel ritornello dopo, ma cercate di tenere il tempo costante. Quindi funziona solo per le cose che vi ho detto oggi, ma comunque capita molte volte, a me capita ogni tanto, quindi io lo uso molto spesso, devo ammettere, questo trucchetto. Quindi con questo io direi che la posso anche finire qua. Spero che adesso riusciate ad andare a coprire i vostri errori e non farli sembrare degli errori. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo video, se vi è stato utile, se non vi è stato utile. Mi raccomando, vi ricordo di lasciare anche un like qui sotto, di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, di attivare la campanella, di andare sui miei social Instagram e Facebook, di andare sul mio canale Telegram, e noi ci vediamo al prossimo video. Anzi, qui sotto nei commenti scrivetemi l'errore peggiore che avete fatto nella vostra vita batteristica, o comunque la peggiore figuraccia che vi è capitata di fare, il perché l'avete fatta, perché siete caduti dalla batteria, perché pensavate a chissà che cosa, perché il chitarrista vi ha fatto andare fuori di testa, non lo so. Scrivetemelo qui sotto nei commenti, che secondo me può diventare divertente come cosa. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!